Quali sono le proprietà dei minerali? Sicuramente la forma cristallina del loro abito, che rispecchia il reticolo con cui gli atomi si aggregano, è importantissimo. Ci sono minerali che scelgono delle forme esagonali, altri che ne scelgono alcune romboedriche, e se sono liberi di occupare tutto lo spazio che hanno a disposizione, scelgono proprio quello che viene chiamato il loro abito cristallino. Le proprietà fisiche: tra le proprietà fisiche ci sono sicuramente il peso specifico, ma anche determinate proprietà ottiche oppure proprietà magnetiche. La durezza di un minerale è misurata attraverso un'apposita scala, che si chiama scala di Mohs, che va a dare un numero identificativo da 1 a 10 e divide i minerali in teneri, semiduri e duri. Dopodiché c'è sicuramente la lucentezza, che può essere opaca, trasparente, metallica, ma anche avere proprietà di fluorescenza.